Buongiorno e benvenuti a Pixel, è la nuova frontiera dei DJ, un'app che permette di realizzare i brani da suonare nei club senza grandi investimenti. Lipstick è l'ultimo lavoro del DJ Cristiano Balducci per la sua etichetta indipendente Black Catcher, da settimane nella top 10 di musica elettronica di iTunes, realizzato in casa quasi tutto con un semplice tablet, grazie a Machine, un'applicazione da 79 centesimi. È una batteria elettronica virtuale completa di sintetizzatori, quindi diciamo che abbiamo una beat grid dove io vado in registrazione e posso registrare in questo modo. Una volta completato il brano si collega il tablet al computer e viene perfezionato grazie a questo controller MIDI, la versione più complessa di Machine. Si aggiungono tracce, effetti, una volta editato è pronto per la distribuzione, rigorosamente online. Costo finale non più di 3.000 euro. Il brano è ora pronto per essere suonato nei club, su vinile alla vecchia maniera o con una pennetta USB o con questo programma Traktor. Non serve neanche più il know-how del DJ, perché questo programma mette a tempo da solo. La firma digitale è a portata di telefono, basterà un cellulare per firmare a distanza i documenti. Contratti, documenti, verbali e autorizzazioni, per firmarli d'ora in poi basterà un comune telefono cellulare. È l'ulteriore passo in avanti della tecnologia della firma digitale, che diventa firma digitale mobile. Infatti il cliente può semplicemente, con l'uso del cellulare, autorizzare sul proprio PC la posizione della firma digitale e il documento diventa a questo punto legalmente riconoscibile e valido a tutti gli effetti. Niente più smart card e apparecchi per leggerle, né chiavette USB finora necessarie per comporre una firma digitale. Basterà collegarsi al programma, comporre da telefonino un numero verde e un codice di autorizzazione che cambia ogni minuto. Infine, digitare il proprio PIN. E sul documento apparirà la nostra firma, precedentemente autenticata, perfettamente leggibile e legale. Wikihouse è una rivoluzione nell'architettura che sta avvenendo proprio adesso. Se Wikipedia ha reinventato il modo di pensare e costruire le enciclopedie, Wikihouse sta reinventando il modo in cui si progettano e costruiscono le case. Wikihouse è un sistema online in cui chiunque può andare, progettare la propria casa, stampare il progetto e stampare anche i pezzi, gli elementi che servono a costruirla. Quindi chiunque può progettare la casa dei propri sogni con un semplice sistema online. Dalla California un videogioco fenomeno negli Stati Uniti e in Europa, ed è arrivato anche il sequel. Greetings, Portal Master. I am Eon. Sono io, quelle nuvole sempre. Se avete in casa dei bambini ne avrete sicuramente sentito parlare. Skylanders Spyro Adventure è il videogioco che in meno di un anno si è trasformato in un fenomeno. Il cosmo, popolato da animaletti adorabili e cattivoni simpatici, ha infatti dato via a una rivoluzione nel mondo del gioco tradizionale e in quello del videogioco. 32 personaggi, se posati in un dispositivo chiamato Portal of Power, infatti si tramutano in eroi digitali sullo schermo. Lo sviluppatore è il californiano Toys for Bob, che con Activision ha realizzato anche il sequel Skylander Giants nei negozi proprio in questi giorni, riproponendo la formula vincente del predecessore. Nel primo semestre 2012 il gioco, abbinato alle action figure, è stato infatti il più venduto negli Stati Uniti e in Europa. Ritorna dunque la stessa dinamica di funzionamento, ma vengono introdotti nuovi personaggi, tra cui i giganti con abilità e poteri nel gioco commisurati alla loro stazza, e i così chiamati Light Force Skylanders, che si illuminano senza bisogno di pila quando avvicinati al portale. Vi aspettiamo su pixel.blog.rai.it, scriveteci a pixel@rai.it.